Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo dell'allenamento vocale. Vi do alcuni consigli per allenare la voce tutti i giorni. Cantare in libertà. Intanto c'è da fare una premessa. Noi ogni giorno utilizziamo la voce. Quindi si può pensare che noi comunque la alleniamo e la teniamo in allenamento, ma allo stesso modo, come succede per il nostro corpo, noi comunque svolgiamo delle azioni quotidiane, camminiamo, ci muoviamo, ci spostiamo e usiamo il nostro corpo ogni giorno. Ma se vogliamo migliorare queste prestazioni, fisicamente, possiamo fare sport, andare in palestra e farlo almeno 2-3 volte a settimana, e per avere dei miglioramenti. Allo stesso modo vale per la voce. Se noi cantiamo, siamo dei cantanti, abbiamo bisogno per migliorare le prestazioni a livello vocale, a livello proprio di resistenza anche vocale, abbiamo bisogno di fare allenamento, almeno 2-3 volte a settimana o anche tutti i giorni. Intanto una cosa importante da dire è di non arrivare mai all'estremità della voce se siete da soli e fate degli esercizi. Io adesso vi mostrerò alcune cose che potete fare e allo stesso modo di quando noi andiamo in palestra e solleviamo dei pesi importanti, a volte abbiamo bisogno di un istruttore che ci segua e che ci alleggerisca il movimento, soprattutto alla fine. Allo stesso modo, quando cantiamo, se siamo da soli, non andiamo mai all'estremità, a meno che noi non siamo dei professionisti e lo sappiamo fare per bene. Vi faccio vedere questi semplici esercizi. Sappiamo bene che si canta sulle vocali, perciò facciamo i cosiddetti vocalizzi. Alleniamoci a prendere le vocali in quest'ordine. Prima I, perché è la nota che sta già più avanti naturalmente nella voce. I. Quindi io vi do un esercizio veramente semplice, fatto di tre note. Fatelo lento in modo che la voce piano piano si riscaldi. E poi andiamo avanti un semitono per volta, facendo sempre queste tre note a distanza di un tono una dall'altra. Partiamo dal re. Io sono partito dal Do centrale perché comunque è una nota che accomuna tutte le voci. I bassi ovviamente possono partire dal Mi, ad esempio. Io non sono un basso, però capiamo. Poi i baritoni possono partire da un La. E procedere, poi i tenori qua. Allo stesso modo le voci femminili possono fare la stessa cosa considerando contralto, mezzo soprano e soprano. Ripeto, non portatevi troppo in alto, ma io arriverei partendo da qui, arriverei massimo fino a un Mi per tutte le voci, ma i bassi anche fino a un Do. Va bene? Fatto questo, proviamo a collegare le altre vocali alla I. In quest'ordine. In modo che leghiamo i suoni e sono tutti vicini. Andiamo avanti. Facciamo un salto, andiamo al Sol. Oh.
Questo è un esercizio che noi possiamo fare tutti i giorni facendolo molto lento e ovviamente quando sentiamo che la voce diventa un po', cioè per la nostra voce diventa un po' faticoso fare l'esercizio, ci fermiamo e torniamo indietro, sempre gradualmente, fino al punto in cui siamo partiti, che può essere il Do, il La, il Sol, insomma quello dove ci troviamo comodi. Quindi dopo aver fatto l'esercizio lento, proviamo a farne uno un po' più veloce, partendo sempre dal Do, ognuno parta insomma da dove è più comodo, facciamo sempre con la I 5 note. Ovviamente io vi accompagno tutte le scale, perché le conosco, ma se non conoscete le scale, ovviamente prendete la nota di riferimento e provate a fare a orecchio. E così via. Arrivate fino a un punto. Abbiamo detto il Mi, il Fa, in base a dove vi trovate più comodi, e poi torniamo indietro sempre di un semitono alla volta. Tipo, se ci troviamo qui, scendiamo, scendiamo, e così via fino a. Pensando a questo suono che sia un po', diciamo in maschera, un po' nasale anche se vogliamo. E non senza far uscire aria nella voce, ma timbrando un po' il suono in questo modo. E non Bene, questi sono esercizi semplici, basilari, però fatti ogni giorno ci danno la possibilità di avere la voce in movimento e quindi di allenarla. Altri esercizi, se volete, li potete trovare sempre su questo canale. C'è una puntata che si chiama Come riscaldare la voce in 5 minuti e ci sono una serie di esercizi per il diaframma, per la respirazione e per muovere le corde vocali e riscaldarle. Se avete altre domande, altre curiosità legate a questo argomento, scrivetelo nei commenti e vi risponderò prima possibile. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.